Poco che ha finirà male senza accorgersi, bisogna dirlo a quelli che appunto vogliono sempre di più, ma per spendere, capite, c'è consumisticamente, no? per far circolare il denaro, come si dice noi in alta finanza. Beh, il quinto vizio, infine, consiste nella ingratitudine, perché quando uno si insuperbisce per le ricchezze e non riconosce di ricevere da Dio quanto possiede, commette grave peccato. Perciò Gesù con questa preghiera ci fa pensare che tutto ciò che abbiamo, persino il pane necessario, proprio per il nostro sostentamento quotidiano, è anche questo dono di Dio. Infatti se noi chiediamo al Padre, dacci il nostro pane quotidiano, vedete, prima di mangiare noi diciamo appunto la preghiera del Padre nostro, no? E diciamo, dacci il nostro pane quotidiano. È bello pensare a questo, che proprio quel pane che abbiamo lì, e che certo al giorno di oggi non è difficilissimo procurarsi, no? Anzi è cosa agevolissima e facilissima, però che quel pezzetto di pane che abbiamo lì, che ci viene dalla provvidenza di Dio. E se il Dio non volesse e non ce lo concedesse con la sua bontà, nemmeno quel pane ci sarebbe. La nostra epoca veramente non se ne rende più conto, eh? E qui c'è poco da fare, le civiltà contadine, erano molto più pie e devote, perché naturalmente il contadino dipende in tutto e per tutto proprio dalle stagioni, dal buon tempo, se viene la grandinata, capite, la frutta si distrugge, il grano va male, capite? Ecco, e si può anche patire fame se un anno va proprio proprio male, se c'è siccità o qualcosa, vedete? Ecco. E adesso pure c'era un periodo curioso, no? Che effettivamente tramite i mass media, perché oggi nel male c'è anche qualcosa di bene che poi tutti sanno, non vedete, allora si è diffusa la notizia che in inverno c'era una siccità veramente preoccupante, no? Poi è stata rimediata dalla benedizione del cielo, no? Però in fondo c'era veramente gente, anche gli ecclesiastici, dopo tanto tempo che non si facevano più le rogazioni, capite? Si vedevano gli ecclesiastici partire, capite, benedire i campi, no? Che era una gioia, vedete, allora aumenta la pietà di tutti, no? Clero e popolo, no? È una cosa molto bella. Allora, vedete, ogni tanto subire una qualche piccola ristrettezza non fa male alle anime, no? Allora, è cosa però molto bella. Vedete, anche dinanzi a quelle cose che nella nostra società oggi è facilissimo proprio procurarsi, così che proprio, ho sentito che ci sono dei bimbi che non sanno nemmeno, non sanno nulla di agricoltura, che non hanno visto in vita loro una gallina, una mucca o qualcosa di... Davvero, questi bimbi nati in città, che è una cosa davvero impressionante, vedete? Ecco, allora questi trovano il pane ogni giorno lì sul tavolo, capite? Quindi per loro assolutamente non gli viene in mente che c'è un agricoltore che deve appunto aspettare che venga la stagione propizia, che la terra dia il grano, che bisogna mietere il grano, che bisogna elaborarlo, che poi c'è il fornaio che deve fare tanti lavori, capite, perché venga fuori il pane, no? Lui se lo trova lì. Infatti i nostri giovani, i nostri ragazzi oggi sono una cosa tremenda, poveretti, eh? Però io veramente ho paura di che cosa ne sarà di loro, perché secondo loro la loro economia è molto facile, non è più nemmeno il consumismo, per loro il denaro piove dal cielo, vedete? Cioè loro dicono babbo dammi, ne è vero, poi dicono la cifra, ne è vero il babbo, ne è vero, naturalmente li rifornisce, e quindi capite, loro pensano che tutto è dovuto, no? E invece proprio la richiesta del Padre nostro ci convince, è vero, che nulla è dovuto, che persino il pane, non il superfluo, capite, ma il necessario per la sopravvivenza potrebbe venire meno. Io ci penso a quella gente che ha vissuto la guerra, e guardate voi, forse alcune di voi l'hanno vissuta pure, no? E quindi si ricordano ancora, eh? Deve essere tremendo, io fortunatamente sono nato dopo, no? Perché doveva essere davvero terribile quella fame che si è patita in quei giorni. Bene, allora. E chi dice, vedete, io spero tanto che non capiti, però siamo veramente nelle mani di Dio, la nostra malizia potrebbe da un giorno all'altro meritare chissà quali sciagure, no? E allora se dovesse capitare, vedete, da un giorno all'altro il pane quotidiano potrebbe venire meno, no? Quindi bisogna esserne riconoscenti finché c'è, no? E ricordarlo sempre che anche quei doni così semplici, così apparentemente umili, sono sempre doni dell'infinita bontà di Dio. Bene. Chiediamo il nostro pane quotidiano per noi, dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché spesso il possesso dei beni materiali torna a danno dei proprietari. Santo Tommaso, questo qui un po', come dire, insiste sulla lettera, no? Forse nella lettera proprio non c'è, ma insomma è un pensiero buono lo stesso. Cioè dice che in fondo chiedendo il pane per noi non è che solo chiediamo che Dio ci dia il pane, ma che quel pane che ci dà torni a nostro bene. Santo Tommaso legge in quel dacci il nostro pane quotidiano, no? Ci legge questo, cioè Signore, dammi il pane, cioè i beni terreni, soprattutto quello che è necessario per la mia sopravvivenza, in un modo tale che ciò non torni a mio danno spirituale.
Perché, come dice una preghiera di quelle che il padre D'Amato ha preparato per la mensa, no? Che dice appunto: perché sollevato mi pare nutrito il corpo, non sia gravato lo spirito, va bene? Ecco, è una preghiera giusta, vedete? Perché spesso i beni materiali, non solo il mangiare, ma diciamo i beni materiali, proprio il loro possesso può danneggiare l'uomo, no? Quindi noi chiediamo che il Signore ordini tutto, anche le cose materiali, per la nostra eterna salute, no? Bene. Si impetra da Dio il pane quotidiano, non solo, vedete, perché non dobbiamo chiedere chissà quali provviste, no? Ma semplicemente quello che serve per il giorno di oggi, ma quotidiano anche perché dobbiamo essere liberi non solo dalla sollecitudine superflua, ma anche dalla sollecitudine del giorno di domani. È interessante, i moralisti medievali, anche San Tommaso appunto, considerano come un peccato contro la prudenza la sollecitudine del futuro. Infatti il Signore dice, è vero, che non dobbiamo preoccuparci di quello che accadrà domani, perché ogni giorno ha abbastanza della sua pena. E mi ricordo che proprio la Cecoslovacchia mi hanno mandato una volta che hanno tirato a sorte noi santi, no? È venuto fuori San Vincenzo Ferrer per il sottoscritto e l'ho tenuto a cuore, no? Anche se non l'ho imparato proprio a memoria. Comunque c'era proprio questa santificazione del momento presente. Vedete, un pensiero di San Vincenzo che diceva appunto che in qualche modo ogni momento ha la sua importanza e che bisogna viverlo fino in fondo senza pensare al momento immediatamente successivo. Vedete? Quindi è molto evangelico questo, no? Gesù dice chiaramente: voi non preoccupatevi del domani, pensate all'oggi. Allora, quando diciamo pane nostro quotidiano, la nostra mente dovrebbe pensare: Signore, noi ti chiediamo il pane per oggi. Perciò se te lo chiedo a te per oggi, anch'io non devo preoccuparmi del domani. Qui però San Tommaso effettivamente, quando tratta della prudenza, fa un duplice discorso, no? Perché a alcuni potrebbe sembrare che sia una specie di teologia della esistenza hippie. Non so se rendo l'idea, avete presente questi figli del fiore, si chiamavano, capite, no? Ecco, cioè quei, ormai i tempi si sono un po' evoluti, no? Ma nel 68 e dintorni c'erano questi beatnik e hippie, eccetera. Ora, questi qui, è vero, che cosa dicevano? E appunto dicevano: noi viviamo il Vangelo, non ci preoccupiamo del domani, capite? Ecco, lì effettivamente questa trascuratezza non è affatto evangelica, no? Allora San Tommaso, con la sua solita acribia e prudenza, no? Dice appunto: bisogna paragonare le scritture tra loro. Allora Gesù dice: non preoccupatevi del domani. Poi nel contempo dice appunto il libro dei Proverbi: è tuo pigro, va dalla formica, no? E vedi che cosa fa la formica, ne è vero? E cioè come si procura laboriosamente, ne è vero, quello che è necessario, eh? Poi San Paolo che dice: colui che non lavora neppure mangi, Quindi lavoro è ovviamente lavoro e poi il sostentamento, no? Nella vita presente. Vedete, queste cose si completano, quindi nella scrittura non bisogna pensare che una parola contraddice l'altra. E allora come bisogna armonizzare queste due esigenze? Di fare delle provviste, andare a imparare dalla formica, no? Da un lato, e dall'altro però non preoccuparci del domani. Allora dice San Tommaso che effettivamente c'è una preoccupazione ragionevole, che diventa pia e buona, e l'altra preoccupazione che invece è empia perché superflua, perché manca di fiducia in Dio. Dice per esempio: è giusto che un contadino, per esempio, della vita contadina, no? Dice: è giusto che un contadino, per esempio, quando semina, faccia anche un pensiero riguardo alla mietitura, no? È chiaro che la mietitura è un pensiero riguardante il futuro, no? Però c'è un nesso causale tra la semina e la mietitura. Quindi non è assolutamente vietato dal Signore quando dice non preoccuparti del domani, non è detto che uno debba del tutto escludere il pensiero del domani. Ci sono alcuni fatti del presente che avranno degli effetti logicamente conseguenti, no? Nel futuro. Perciò di questi fatti, logicamente, ragionevolmente connessi con il presente, ci si può lodevolmente preoccupare. Invece non bisogna mai preoccuparsi di cose che in qualche modo con il presente non hanno nessun nesso. Vedete, questo sarebbe proprio preoccuparsi senza motivo, vedete? E ovviamente prevaricare contro Dio, che è infinitamente buono e che provvede proprio, se provvede appunto alle creature inferiori all'uomo, se provvede persino agli uccelli del cielo, ai passerotti, quanto più provvederà poi a noi che gli siamo più cari addirittura dei suoi passerotti.